One Podcast. C'è un'immagine che dice più di mille parole. Quali sono i rapporti reali tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni? E quando a Cernobbio, davanti a una platea di imprenditori, Salvini parla delle sanzioni alla Russia, contro le sanzioni alla Russia, e Giorgia Meloni si mette le mani sul volto. Io sono Annalisa Cuzzocrea, questo è Daytime della Stampa. Dopo quella scena Matteo Salvini è andato da Lucia Annunziata a mezz'ora su Rai 3 a dire che in realtà abbiamo capito male e che lui e Giorgia Meloni sulle sanzioni alla Russia hanno detto esattamente la stessa cosa. Sentiamo Salvini. Vorrei sentire un discorso diverso dai politici, perché sulle sanzioni alla Russia abbiamo preso la strada sbagliata e ci stiamo facendo del male da soli. Taglia corto questo imprenditore che sarà qua fra di voi, ma nessuno di loro oserà dirlo perché sa che sarebbe triturato. Qui stava leggendo una slide, anche su questo la leader di Fratelli d'Italia l'ha preso in giro perché si era portato una slide e stava dicendo appunto che le sanzioni danneggiano soprattutto il nostro paese e non la Russia, una cosa che ha ripetuto già nelle scorse settimane. Sentiamo invece Giorgia Meloni. Sento ancora parlare di sanzioni sì, sanzioni no, armi sì, armi no. Ma voi pensate veramente che con la posizione italiana noi decidiamo il destino del conflitto in Ucraina? Cioè, se domani l'Italia non mandasse più armi o se l'Italia non partecipasse più alle sanzioni, che cosa farebbe il resto dell'Occidente? Niente, continuerebbero a mandarle. La Gran Bretagna da sola manda più delle armi che manda tutta l'Europa. È la nostra posizione che stiamo decidendo, è il nostro futuro che stiamo decidendo, è la nostra credibilità che noi decidiamo sulla posizione ucraina, perché ovviamente noi abbiamo, diciamo, un dato veloce. Volume esportazioni con la Russia 1,5%, volume esportazioni con l'Occidente 80%. Se domani l'Italia si sfila dai suoi alleati e si gira dall'altra parte, per l'Ucraina non cambia niente, per noi cambia moltissimo. E una nazione seria che voglia difendere i suoi interessi deve avere una postura credibile. Chiaramente i due leader la pensano in modo molto diverso, ma se davvero qualcuno crede che sia possibile che si formi dopo le elezioni un governo di centrodestra e che cada subito dopo rovinosamente per la questione russa, probabilmente si sta facendo un film, come si dice, uno scenario un po' troppo cinematografico. Il Terzo Polo lo dice chiaramente, Renzi e Calenda hanno queste intenzioni e vedono così un ritorno di Mario Draghi. È difficile che avvenga e quello che ci si chiede in realtà in queste ore nei conciliaboli dei partiti è se davvero Giorgia Meloni andrà molto bene, se la Lega andasse male, se addirittura finisse dopo il Movimento 5 Stelle, a quel punto potrebbe essere la stessa Lega a chiedere a Matteo Salvini un passo indietro, a chiedergli di non entrare nel governo, anche perché il personaggio che più fa paura in questo momento all'Europa, agli Stati Uniti, per i legami mai chiariti con la Russia, per quel biglietto pagato da Mosca, che poi per un viaggio che poi non ha fatto, però insomma il biglietto c'era, questo rende Salvini il vero ospite indesiderato agli occhi degli europei, degli americani, degli alleati in un eventuale nuovo governo. Però il punto è che nonostante tutto la destra corre unita e questo la mette in netto vantaggio e ha sempre dimostrato di essere capace di colmare le sue divisioni quando si tratta di andare al potere, invece il centro-sinistra corre separato e soprattutto se ne danno al suo interno di santa ragione. Prima era il Terzo Polo che attaccava soprattutto il PD, poi ha cominciato anche Conte dicendo i veri progressisti siamo noi del Movimento, non il Partito Democratico, adesso il PD prova a restituirle, le dichiarazioni di Letta degli ultimi giorni sono molto dure e quello che è capitato è che i due leader che andavano molto d'accordo, Letta e Conte, e che stavano creando quel campo largo che doveva dare una speranza nel centro-sinistra per le prossime elezioni politiche, non vanno più d'accordo ma proprio per niente, e dentro il Partito Democratico Letta è il più ostile a un eventuale ritorno di fiamma con il Movimento 5 Stelle anche dopo il voto, anche in uno scenario del tutto cambiato, perché il segretario PD si è sentito tradito e ha pensato che tutti i movimenti di Conte dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina, anche il pacifismo sbandierato, il no alle armi e tutto quel che è accaduto dopo, siano stati dei movimenti pretestuosi di chi in realtà voleva andare al voto, raccogliere il consenso che aveva, entrare in Parlamento e insomma al campo largo non ci teneva proprio per niente.